Dobbiamo togliere di mezzo Geras e uscire da questa sala dell'anima. Guardate, Sindel lancia un potentissimo urlo a Geras. Ora Shao Kahn comincia a prendere il suo grosso martellone e guardate cosa fa. Spacca la testa a Geras. Addio Geras, ti spacco la testa. Boia. Fa impressione vedere Geras senza testa. Shao Kahn gliel'ha spaccata al martello. Nonostante i millenni, non hai certo perso il tuo smalto. Ok, ora andiamo subito nel mare di sangue. Guardate, c'è Cronica con i Revenant, Liu Kang e Kitana. Adesso Shao Kahn è nostro nemico. Forse dovremmo inviare la flotta. No. Shao Kahn e Sindel sono stati così ingenui da ridarci il vantaggio. Il loro esercito affronterà quello di Raiden per la corona, indebolendosi a vicenda. E poi potremo spazzare via i superstiti indisturbati. La corona tornerà a essere di nuovo mia. E quando accadrà, avrei inizio la mia nuova era. Scordatelo, Cronia, non te la daremo mai, la tua corona. Guardate! Ci sono le forze speciali. Ma quella è Cassie Cage. Poi c'è anche suo padre Johnny. Capitano Cage a rapporto, signore. Signora. Paparino Vintage, hai già rimediato un proiettile di troppo. Sto bene, Cassie. Raiden mi ha fatto uno dei suoi famosi massaggi tonanti. A proposito, dov'è mamma Orsa? Chi è mamma Orsa? Giù, aspetta Shiva al punto d'incontro. Ci muoviamo tra 5 minuti. Ma dove sono? Sonya Blade! Avete visto, ragazzi? Abbiamo anche Sonya. Ecco, guardate chi esce in quel portale. Ora escono gli Shokan. E inizia questa battaglia. Tutti i soldati delle forze speciali stanno sparando agli Shokan. Spara anche Sonya. Tutti gli Shokan muoiono con i proiettili. Alcuni Shokan sopravvivono per ammazzare i soldati delle forze speciali. Certo, vedere gli Shokan contro le forze speciali è una battaglia impressionante. Non so se gli Shokan vogliono uccidere Sonya Blade. Guarda come combatte Sonya, è fortissima Sonya. Ma non ce la farà contro Sindel e Shao Kahn. Che trofeo stupendo per la mia arena. Però arrivano Cassie e Johnny. Mentre Shao Kahn si occupa di Johnny Cage, Sindel affronterà Cassie. Una gladiatrice come te sarebbe perfetta nella nostra arena. Finché non morirai, mi pare ovvio. Mamma diceva, la morte sorride a tutti, ma le donne le ridono sempre in faccia. Vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, come sempre. E seguitemi sempre a ogni video che recensisco e poi sono Gabriel Oster, re dei videogiochi che non delude mai.